Buongiorno a tutti, bentrovati sul beverfood.com channel. Proseguiamo la nostra serie di interviste. Oggi parliamo con Filippo Cesari, che è il plant manager San Pellegrino. Buongiorno, dottore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi parliamo di sostenibilità e parliamo di sostenibilità, che è un tema veramente caldissimo, direi anche trasversale, insomma, che riguarda i più svariati settori, ma affrontiamo la sostenibilità sotto una chiave, diciamo così, un po' diversa, un po' meno nota, quindi dal punto di vista della tecnologia. Questo perché Nestlé Waters, che chiaramente comprende San Pellegrino, ha da poco sostituito un elemento importante dopo 15 anni di onorata carriera e lo ha fatto seguendo, diciamo così, un certo processo decisionale. Quindi vorremmo ce ne parlasse un po', dottore. Sì, noi abbiamo appunto fatto questa scelta di sostituire un macchinario che utilizzavamo da molti anni, ma che utilizziamo per un prodotto strategico come Issima 33CL e quindi abbiamo deciso di rinnovare il nostro macchinario sostanzialmente per tre motivi principali. Il primo era quello di rimuovere il tamper evident in linea con le nostre guide Nestlé generali sul consumo dei materiali. Il secondo era quello di avere la possibilità di utilizzare LDPE e quindi fare in modo che il nostro prodotto avesse un ciclo di riciclo migliore rispetto al passato. E il terzo era ovviamente quello di risparmi energetici. Ovviamente un macchinario di nuova generazione ha delle prestazioni migliori e quindi la scelta è andata anche in questa direzione. Come conseguenza che avevamo considerato e che per noi è comunque importante, la sostituzione del macchinario ha evidenziato anche una riduzione di costi di materiali, perché siamo riusciti a passare da un materiale più costoso appunto all'attuale che ha dei prezzi più vantaggiosi per noi. Certo, e per farlo tra l'altro, quindi come partner di fatto per questo che è un ulteriore passo poi in quella che si definisce spesso la transizione ecologica, no? Quindi verso una sorta di due, se non addirittura 3.0 per quello che riguarda l'impatto energetico sul pianeta, vi siete affidati per l'appunto a Sliver, che è un gruppo che voi ovviamente già conoscevate e che però vi ha supportati, direi, a 360 gradi. Sì, ovviamente. Abbiamo contattato, conoscevamo già Sliver, abbiamo già delle collaborazioni con loro e quindi la scelta è andata in questa direzione proprio per le caratteristiche dell'azienda e dei prodotti che Sliver ci offre. LDPET, lei ha descritto l'LDPET che è di fatto anche in questo caso una sorta di prolungamento di un materiale che ovviamente noi già si conosceva. Quali sono le prospettive per il materiale? Quali le differenze magari con il PET che noi già si conosce? LDPET ha una caratteristica diversa dal vecchio materiale che è quella di poter essere riciclato insieme al PET, quindi alla bottiglia stessa. Mentre prima avevamo questo tipo di problema e quindi il dover separare i due materiali, in questo momento con LDPET riusciamo a destinare la bottiglia utilizzata ad un riciclo unico, e quindi totale per il prodotto che abbiamo. Tornando alla questione, che poi è una questione, insomma, l'argomento Sliver, quanto è importante avere un partner che sia per l'appunto così formato, che vi conosca da così tanto tempo e soprattutto in un ambito che per carità è chiaro che sia conosciuto, soprattutto per chi è addentro al settore, ma in generale la tecnologia poi futuribile, insomma, non è mai un dettaglio, non che tutti gli altri dettagli siano trascurabili, però insomma sono delle chiavi di volta per il successo di un'azienda, soprattutto abbiamo detto in ottica del lungo periodo. Quindi quanto è fondamentale avere un partner del genere. Beh, lo ha detto lei, è assolutamente fondamentale la visione di Nestlé, soprattutto su impatto ambientale per i prossimi anni, è quella di ridurre sempre più appunto l'impatto, quella di andare verso materiali sempre più ecologici e il vantaggio di Sliver, di conoscere il nostro ambiente, il nostro modo di lavorare è assolutamente importante, direi fondamentale. Tornando quindi al percorso, diciamo così, decisionale che ha portato poi l'azienda a scegliere il nuovo macchinario, potete definirvi soddisfatti dell'acquisto, del supporto commerciale ricevuto da Sliver?
chiaramente per tutto poi il processo, quindi dalla scelta del prodotto all'installazione, al modo in cui vi hanno supportato nella transizione. Sì, assolutamente soddisfatti. Abbiamo collaborato fin dall'inizio conoscendo i macchinari di Sliver, ma abbiamo ricevuto da loro un importante supporto, un'importante collaborazione per quanto riguarda la scelta del modello adatto per la nostra situazione, e da lì poi l'installazione e la consegna sono stati assolutamente del livello che noi ci aspettavamo. Ci sono magari dei punti in particolare, anche considerando che poi tra l'altro la situazione così, il momento storico che non è dei più semplici, ha portato, presumiamo, ma siamo certi, anche a dei contatti da remoto, per ovvi motivi, perché non poteva essere altrimenti. Ci sono dei punti magari di maggiore forza che voi avete notato nel rapporto con Sliver per l'appunto? Sì, considerando, l'ha citato lei, il momento in cui abbiamo fatto l'installazione, quindi nel pieno della pandemia, dovevamo anche affrontare questo tipo di vincolo in più, che direi che è stato smarcato brillantemente. Con un piccolo fattore di fortuna, noi durante il FAT, quindi durante le operazioni di collaudo della macchina presso Sliver, non potevamo mandare nessuno dei nostri operatori, siamo stati supportati dal nostro PTC, quindi centro di ricerca che è a Parigi e che ci ha dato una mano nel svolgere il FAT. FAT brillantemente superato con la collaborazione appunto sia di Sliver che del nostro centro, e col quale con entrambi ci siamo collegati in remoto per allinearci e azionare i piccoli punti emersi in modo da avere un ramp up verticale nel momento in cui avremo portato la macchina in fabbrica. L'installazione è avvenuta a giugno, verso la fine di giugno. Sì, l'installazione è avvenuta a cavallo tra giugno e luglio, esattamente 6 mesi dopo aver fatto il FAT. C'è una completa soddisfazione da parte nostra sia fatto, ma anche dell'installazione, e lo portiamo addirittura come esempio di successo di un project management, perché sia il ramp up e l'efficienza della linea dopo l'installazione è stata ottimale e secondo quello che avevamo pianificato, non impattando assolutamente in quelle che sono le consegne verso il mercato da parte nostra. Quindi ci sono magari delle caratteristiche, definiamo così, delle parole chiave con cui lei può definire la soddisfazione, cioè perché i motivi principali della vostra soddisfazione nella collaborazione con Sliver, perché lei raccomanderebbe un partner di questa caratura? Ma innanzitutto perché è un fornitore presente e quindi fin dal momento di ideazione del progetto alla conclusione è stato fianco a fianco a noi, suggerendoci e supportandoci in tutte le fasi del progetto. E questa reputo una caratteristica fondamentale per un fornitore Nestlé. Perfetto, dottore, grazie mille per essere stato con noi. Speriamo di trovarla presto dal vivo, se possibile, ecco. E a presto.